Adesso, allora ben arrivati, qui abbiamo un segnale, quindi guardate, questa è la candela che ha dato il segnale, la cosiddetta candela Pinocchio. Qui viene, dopo che è sceso così, risalmi, fa una falsa rottura rialzista, disegniamo poi, vediamo di riuscire a entrare nel miglior modo possibile perché sta per scappare e non vorrei che scappasse adesso, allora. Poi la spiegazione la facciamo subito. 9:33, andiamo a vedere quell'H1. Sta rientrando anche nel canale, quindi bella la continuazione da ieri. Allora, un attimino, 9:33, vediamo se riusciamo a prenderlo un po' più alto. Dai. Dai che riusciamo a prenderlo. Devo cercare di venderlo più, di comprarlo, venderlo più alto possibile per... Niente. Allora, tanto apriamo la mascherina, dov'è? È la sterlina. Manca un minuto al cambio, attenzione. Attenzione, attenzione, ci sono. Poi cominciamo il webinar. Short per me adesso. Short per me euro sterlina. Potevo anche aspettare il cambio di candela, però proprio per evitare che mi faccia questo scherzo e riparta, ho venduto praticamente in questa zona qui. Ok, ho venduto adesso. Vediamo come si comporta il mercato. Allora, andiamo a spiegare un po' la dinamica. Abbiamo in questa zona qui una candela che parte sui 5 minuti, diventa tutta verde, si mangia tutta e mi fa questo effetto qui. Una cosiddetta candela Pinocchio, ok? Candela Pinocchio, Pink Candle, quindi Pinocchio Candle, è praticamente una candela che diventa Pinocchio quando ti dice le bugie. Quindi in questo caso ti dice che va ribassista, che il prezzo dovrebbe scendere. In questo caso la candela piano piano si rimangia e qui conferma che è una candela bugiarda. Ok, però cosa succede? Cerca di andare su, non continua il prezzo, ritorna nella stessa zona e quindi qui sul breakout di questa zona qui, quindi qui uguale dove praticamente, però dopo che ha toccato il nuovo massimo, mi parte ribassista da qui. Qui poi automaticamente diventa anche un segnale rosso, un istogramma rosso del metodo fascia. Quindi qui abbiamo il nostro segnale confermato. Quindi la lettura delle candele è importantissima. Vado a vedere chi cosa mi ha scritto, chi mi ha scritto. Allora. Quindi cerchiamo di tenere un attimino l'idea. Allora, tanto guardiamo chi c'è e chi non c'è. Oh, ma no, non riesco più a guardare la lista, siete troppi. Siete troppi, siete tanti, mi fa anche piacere. Perfetto, quindi segnale short. Non so chi di voi l'ha fatto, se mi volete anche scrivere. Ma oggi abbiamo la possibilità di shortare bene l'euro sterlina. Io starei attento però all'euro sterlina. Non so Silvia se poi hai già chiuso tutto, le tue posizioni sull'euro sterlina, non lo so. Comunque vediamo qui praticamente una candela daily rialzista, con questa salita qui che sembrava non fermarsi più, tornando anche sopra i massimi assoluti. Poi la candela di ieri, con 27 pips a rialzo e poi comincia a mangiare tutta la candela e arriva a chiudere l'ultimo pips della notte esattamente qui sui minimi assoluti. Vuol dire che non riesce neanche a fare una spike rialzista, quindi questo vuol dire che c'è forza ribassista dalla parte alta e cominciano a venderla. Io punterei addirittura a un target ambizioso, però il 50% di Fibonacci io lo andrei a prendere a questo punto. Quindi tutti gli short che a lungo termine potrebbero arrivare al 50%. Andiamo a vedere se è ancora giusto il 50%. Sì, potrebbero arrivare al 50% di Fibonacci, nonché addirittura ancora più in basso. Ci sta anche statisticamente
che comincia a fare un po' di zona rossa. Quindi se io avessi adesso una bella discesa fino a qui, incomincia a diventare rosso, quindi non è detto che si ferma al 50% dopo. Comunque, come primo target, il 50% è la cosa migliore da fare. Guardiamo adesso cosa succede su 5 minuti e nel frattempo andremo a vedere anche la coppia contraria. Quindi, per il momento sto tradando così molto bene, mi trovo molto ma molto bene a tradare con il metodo fascia. Non so chi di voi ha già fatto un po' di ha preso un po' di confidenza con il metodo o tanti. Io so che tanti usano il metodo fascia magari diversamente, ma se lo usate veramente come descritto, tecnicamente o con i piccoli filtri che abbiamo sistemato, tipo la candela lunga di ieri, adesso andiamo a vederla perché ieri ho visto tutto io. Guardate questa candela lunga. Ok? Allora, andiamo a vedere il segnale questo. È sulla candela lunga. Cosa facciamo sulla candela lunga? Si va short? No, allora, questo era lo short da metodo fascia. Per chi fa puramente tecnico, è entrato già short qui, va bene, ha preso profitto verso la sera. Ci sta. Ma da discrezionale con il metodo, quindi chi è che l'ho passato? A chi l'ho passato? Ultimamente sto passando un po' a tutti i 5 video che ci sono, manca il sesto. Ok, abbiamo qui la candela lunga, quindi non si farebbe lo short dopo questa candela lunga. Bene, però cosa mi rimane da fare? Inserire sulla candela lunga un Fibonacci, guardate. Dove è andato a toccare il prezzo? Il 50%, il piercing della candela, quindi lo short era da qui. 30 pips, quindi bastava veramente il grafico. Sarà perché io sono in sintonia con il mercato, ma secondo me il grafico ci dice tutto. Si comporta come noi vogliamo, o meglio, noi ci dobbiamo attenere a quello che dice il grafico. Sono tante le possibilità di avere ragione. Guardate, dato macroeconomico, livello macro qui. Questo è un livello del macroeconomico in questa zona qui. È uscito il dato. Saliva. Ok? È normale che lo va a ritoccare, lo deve andare a ritoccare. Infatti, zac, ritorna, si mette subito in linea. Quindi oggi la continuazione, secondo me, non rientra dentro su questo canale qui, il target è questo. Il canale è il canale che ho inserito qui, andiamo a sistemarlo un po' più lungo, è il livello di target. Quindi ci sono veramente, in questo metodo qui c'è tutto, è completo, guardate. Abbiamo campana gaussiana blu che si perde a rialzo nuovamente, da qui si perde nuovamente a rialzo. A questo punto penso che sia una doppia campana, ma chi se ne frega, guardate. Parte qui, qui. Non riesce a chiudere, neanche qui ce la fa, non ce la fa. Può darsi che sia anche ripartita qui, oppure se continua, magari questa è finita la blu. E questo nuovo massimo blu non lo so, non mi interessa. Allora a questo punto comincio a guardare le campane inferiori, ovvero la campana gialla. La campana gialla dove è partita? Qui. Bene, dov'è finita? Non era finita qui, guardate. Questo è il massimo della campana gialla, il max Gauss, quindi minimo di Gauss, massimo di Gauss. Adesso lo sta facendo? Sta cercando di chiudere. Bene, minimo, massimo. 50% ha già chiuso sotto, è già partita di nuovo sotto il 50%. La continuazione di ieri, quindi probabilmente togliamo un po' di livelli di target qui, ok? L'unico è questo, ok? Poi abbiamo in questa zona qui una zona di pullback. Allora dobbiamo un attimino anche segnarci delle zone che potrebbero essere interessanti. Questa. E questa, guardate, becca addirittura questi due massimi e questa zona qui. Quindi questo potrebbe essere un ulteriore breakout di questa zona. Qui però ho una zona d'appoggio, cosiddetto triangolo. Quindi se mi rompe anche questa zona, io divento ribassista. Per la giornata di oggi, visto che questa è finita dai punti di pivot, il mercato è partito qui e mi arriva qui. 15 pips, ritorna qui e l'open price.
Minimo, minimo 20 pips, una candela daily, se ribassista, quindi continuerà la discesa, la continuazione poi del breakout della giornata precedente. Giornata precedente era questo il minimo, questo è l'open price. Quindi sotto questa zona qui, ulteriori short. Quindi adesso è chiaro che non ci si può accumulare e fare tutti gli short che esistono, però che ne dite? Allora, io mi sono alzato proprio. Questa è la prova del metodo che ti toglie tutto il caos dal grafico, ti toglie tutto il pensiero che hai da trade, da far trade, non far trade, di metterti in linea, guardare questo, guardare quello. Sto prendendo un po' di tempo, un po' di relax per il mio corpo, insomma, non riuscivo a dormire bene, quindi mi sono anche svegliato un po' tardi. Mi sono svegliato, sono arrivato al PC praticamente 5 minuti prima del webinar. Quindi non avevo visto ancora i grafici, però avevo visto questa situazione. E quella, cioè, insomma, io devo fare trading, quello è il mio trading. Quindi lo short da qui, noi l'abbiamo preso un po' più basso adesso, però lo short era questo, sarebbe già pagando 4 pips. Da due lotti sono 80 euro, quindi la giornata potrebbe essere già in tasca, giusto? Bene, allora questo era per l'euro sterlina. Andiamo a vedere l'euro dollaro perché mi interesserebbe capire se l'euro dollaro dopo questa discesa qui ha finito o non ha finito. A questo punto passiamo la parola ai cicli. Sto pensando una cosa, non vedere che oggi non ho acceso neanche. Perfetto, niente, sto controllando un'altra cosa. Allora, il ciclo, ragazzi, io non so, ne parlavo con Davide ieri, penso, proprio di questa teoria. Siccome sto finendo il capitolo del nucleo, riguardando il nucleo, studio del nucleo dell'euro dollaro. Secondo voi, da adesso, da più o meno un anno e mezzo che ho presentato questo studio sui nuclei, potrebbe funzionare la teoria che abbiamo sui nuclei? E finora non ne sbaglia una. Non è per dire ok, funziona a un certo punto, no. Ritorna all'interno della forbice, qual è il target? Zona perno. Zona bassa della forbice, questo era il punto del nucleo, ha toccato questa zona, quindi da qui a qui 64 pips. Guardate una cosa un po' strana, se io metto posso usare anche tutta l'espansione, da qui a qui un Fibonacci, da questa espansione che scende, da qui cerca di risalire senza aver toccato la parte della forbice, mi ritorna al 50%, da qui zac, ritorna giù. Sono 100 pips, sono 50 qua e 50 nuovamente qua. Quindi in questa zona qui, in questa giornata qui, 4 ore, 2 giornate, erano solo short di euro dollaro. Adesso siamo fermi qui, target raggiunto, non ho messo adesso il target raggiunto. Adesso controlliamo. Il Fibonacci, allora poi vedete che qui di nuovo un altro 50% di Fibonacci, tutto coincide, massimo di Gauss è questo, la parte più alta, ok, questo che cos'è? Un errore, tanto per essere in linea con il con tutto lo mettiamo, però se ne frega. Qua un errore. Minimo di Gauss, questo, e così ve ne accorgete che il metodo fascia è stato costruito sopra i cicli, quindi mi piace dirlo sempre perché per chi magari davanti a un video di cicli non ne capisce una mazza, perché è difficile tra numeri 1 che è l'1, il 2, l'X, forse è il 3, forse è il 4, forse il 3 era rialzista, no, il 3 fa quello che vuole. Ad un certo punto uno un po' si scassa e dice, ma
cicli non fanno per me, sono troppo complicati, non ne vedo, non riesco a vedere la luce. Bene, sul metodo fascia ci sono, ma non li vedi. E quello è il bello. Quello veramente che mi piace di questa situazione del fascia è che è stato costruito sopra a un metodo ciclico senza far vedere, senza far vedere i cicli. Allora, qui abbiamo però il ciclo 4. Allora, 1, 2, 3, 4. Se poi questo non è il 3, non è il 4, ma è il 3, quindi questo possiamo farlo così. 4 o 3. Mi continua la teoria. Ok, poi se è un 4 deve comunque tornare sotto questa zona, quindi potrebbe un possibile breakout, un pullback della zona del perno e via. Andiamo a riattivare indicatore NCL. Ok, lo mettiamo sulla parte del nucleo. Contiamo i raggi. 1, 2, 3, 4, 5. Siamo arrivati nella zona dove potrebbe chiudere. Quindi tutta in questa zona qui adesso devo stare attento perché deve chiudere, però l'unica cosa che ancora tiene è che non è ancora arrivato sotto. Quindi se questo non è il nucleo, ma lo dobbiamo spostare sulla fine del 2 qui, allora cambieranno un po' le dinamiche. Vediamo come potrebbero essere le dinamiche se spostiamo il nucleo. Allora, prendiamo questa, la tracciamo qui. E prendiamo questa e la facciamo qui. Se questo fosse il nuovo nucleo, siamo in questa forchetta qui. Mi guardate. Anzi, proprio per essere nel sistema diversamente. Allora, facciamo così. Mettiamo al suo posto e gli altri me li traccio di un altro colore. Qui. Questa va bene così. Mettiamo un'altra bianca, massimo del 2. Al 2 qui, addirittura il massimo del 2 potrei prendere quello precedente, no, il massimo è questo. Quindi questa potrebbe essere la soluzione. La lasciamo, visto che abbiamo due analisi, all'interno abbiamo il ciclo 1 o una X o una Y, il 2 o l'1, il 3 o il 2, il 4 o il 3. Quindi questa. Spazio di si vede meglio. Potrebbe essere così. Contiamo l'inizio. Mi piace più l'analisi diversa, però va bene, lasciamo stare così, intanto va bene così. La cosa è, mentre l'euro dollaro sale, l'euro yen scende lo stesso, quindi siamo a posto anche per questo. Per i cicli euro dollaro non ho altro da aggiungere, tanto qui siamo i ribassisti fino a questa zona, ne ha fatti 150 pips. Andiamo a vedere il daily. Poi vorrei anche vedere il weekly. Ciclo. No? Forse qui, forse continua a scendere, non lo so. Togliamo questa. Difficile da tradare adesso, in questo caso l'euro dollaro. Eh? Allora, andiamo a vedere il weekly. Allora. C o punto 0, quindi A, B, C, D, che è il punto partenza, quindi sarebbe il nuovo C ribassista, 1, lo 0 fino a D, 1, 2, 3, 4,
5. L'unica cosa è che il 4 lo vedo un po' troppo vicino, ma potrebbe essere anche questo il 4 e poi il 5. Quindi attenzione che questo qui potrebbe essere il 4. Le onde di Elliott sono così, quindi non è che possono trovarle. Però se mi incomincia a rompere questa zona qui, sarei short. Vedete, uno stop di 180 pips, sarò short da questa zona qui, perché se mi scende mi va a fare il punto numero 5. Quindi attenzione all'euro-dollaro che potremmo cominciare a venderlo. H1 abbiamo ciclo 1. Andiamo a vedere com'è messo. Allora 1. Questo non può essere il 2. Un attimino solo che devo andare a controllare perché ciao, benvenuto anche a te all'appuntamento di training, eh? Non è un webinar, non è una lezione, è un appuntamento. Ormai li chiamiamo appuntamenti perché sono più belli, è più bello capire quando è un appuntamento. Allora, l'euro yen che abbiamo venduto continua la discesa. Adesso io, a parte che l'abbiamo preso un po' in ritardo perché non c'ero, però 5 pips si sta già pagando. È inutile ancora chiudere l'operazione. È inutile perché se comincia a scendere bene, scende in questa zona. Abbiamo detto che il target, se entra dentro il canale, potrebbe essere questa zona qui. Ok? Quindi una rottura di questo minimo l'aspetto, un target più o meno in questa zona. Potrebbe essere. Poi guardandolo sul daily, ho già spiegato che se incomincia a rompere bene, questi sono il target, sono altri 225 pips, non sarebbero male. Può farli anche in una giornata, come può arrivare in questa zona qui oggi, 72 pips, ci sta. Ok, che al limite chiudere più o meno in questa zona qui ci starebbe. Ok, però allora torniamo all'euro dollaro, così lo finiamo, poi lo lasciamo correre. Allora, non ho ancora capito che sono i numeri di allora. Come la vedi tu, Mauro? Come la vedi tu, Zanzi? Come li vedete i cicli? Non ho un ciclo 1 così, un ciclo 2 che mi va a finire qui, si ferma qui. Questo minimo assoluto, quindi qui deve essere assolutamente la chiusura di un ciclo, meno che non scende ancora. Vedi un ciclo 4 tu addirittura. Come fai a vedere un ciclo 4? Inizio del 4, qui o qui? Qui. Qui. Vabbè, ma come fai? Il minimo questo qui che cos'è? Non ti capisco, no. Ricordati di mantenere un po' la linea. Se questo è il 4. Questo è l'1 ribassista. Questo è il 2, che non può essere così perché diventa un condor. Questo non è il 3, perché lo stesso è un condor. Vedi che c'è zac, zac, zac. Quindi non può essere qui con il 4. Target il pivot, l'euro dollaro target il pivot. Attenzione che mi sa che facciamo un'operazione anche contraria.
vedere. No, troppo tardi. Dodici e sei ore 20. Fai partire qui? Che fai un... No, manda uno screenshot se vuoi. Se vuoi manda uno screenshot, però non mi sembra... No. Guarda, sono un po' in palla con questa situazione qui. Con la X all'inizio. Questa è la chiama X. E cos'è? Fai un 3? Fai un 3 e togli il 4? No, il 4 rimane. Questo rimane perché è un 4, fa parte della distribuzione precedente. Non puoi fare, vuoi togliere il 4. 12, 20, questa è una X. No. Non puoi farlo. Se fai partire qui, poi mi fai una X, cos'è il 3? X? No, il 3 c'è il 4. Mandamelo anche adesso se vuoi, Mauro, non c'è problema. Tanto cioè, mi, si apre su un altro monitor. Mandamelo su Skype. Bello, questo è il confronto che mi piace, perché il confronto porta poi a dibattito e mi fa piacere. Allora, X, niente, è un po' strana questa situazione. Fatemela vedere un po' da più ampia. 1, 2, 3. No, guarda un attimino questa situazione qui. Se questo fosse una Y, 1, 2, 3 e 4. E da qui mi parte l'1. Questa ti sembra più carina, vero? Cosa dici? Allora, controlliamo se è possibile. Nel frattempo aspetto Mauro se mi mandi la tua, lo screenshot. Basta che fai così, salva immagine, ecco che ti si apre questo, salvi con l'attiva grafico così com'è e metti la spunta qui, mi passi il link praticamente. Ti si apre questa e se vai poi a vederla è questa. Quindi non occorre mandarmi l'immagine, mi mandi solo il link, vedi? È la stessa. Ok? Quindi tasto destro, salva immagine. Attiva il grafico così com'è e poi la spunta per il link. Ok? Quindi stai più veloce a fare così, senza mandare uno screenshot, ma ricopia e fai tutto il resto. Allora, si sono, per esempio, se io devo vedere che questo è il ciclo 4, l'indicatore non sarebbe poi più allineato e tutto il resto, però preferisco vederlo così che controllarmi cosa succede. Quindi l'1 potrebbe essere a questo punto questo. Se poi comincia a diventare rivassista, rivedrò la mia analisi. Ok? Cambio dell'ora, sono le 10. Andiamo a vedere però prima di passare di nuovo al metodo fascia, l'euro sterlina dollaro, come è messa. Sterlina dollaro H1, per dire il dinamico. Senza sapere niente, minimo assoluto. Questo potrebbe essere interessante, me l'hai messo qui il link. Va bene, possiamo me lo passare per Skype. Va bene, copio qui. Lo fai copiare. Non lo fa copiare qui.
Se lo facessi con Skype non era più semplice? Niente, non me lo fa copiare qui, non so perché. No, non me lo fa copiare. No, non me lo fa copiare. Niente. Non c'è chance. Vabbè, non importa, dai, non importa. Peccato. Peccato. Ok, peccato non si può leggere, dai. Scriviamo questo. Attenzione che la rostellina sta ritornando giù. Io chiudo qualcosina e apro un'altra, via. No, è proprio il programma che non me lo fa copiare, Mauro, anche se continui a mandarmi il link non mi fa copiare. Vediamo se posso fare diversamente. No, non c'è chance, non me la fa copiare. Ok, se noi ritorniamo però all'Aerodollaro, e qui guardando l'analisi più grande, come abbiamo visto, abbiamo diverso tutta la situazione. Abbiamo praticamente girato il calzino, che questa è una Y, questo è un 1, un 2, un 3. È un 4, ci sta, allora 1, 2, 3 e 4 ad occhio, quindi parte il ciclo 1. Eccolo qui, me lo aspettavo. Ciclo 1, quindi parte di qui. Guarda caso, se io vado a vedere sulla stellina d'oro, scusate, qui mi riparte il ciclo 1. Quindi ho riallineato i grafici in un'altra situazione. Ci starebbe che parte qui il ciclo 1 sull'euro-dollaro? Se parte il ciclo 1 sull'euro-dollaro qui, sarebbe conclusa la distribuzione, questo ciclo qui sarebbe concluso. Allora sarebbe un ciclo di 173, sono, andiamo a vedere. Anzi, da qui 173, aiutatemi, facciamo 160, 40 candele. Guardate, 40 qui parte, 41. Guardate, esattamente questa è la situazione. La vogliamo vedere, guardate. Questa è la Y. Y. E poi qui all'interno ho tutto il ciclo, quindi questa è la cosiddetta Y che noi vediamo nell'H1. Quindi ci sta che da qui a qui ci sia tutto un ciclo, una distribuzione H1 e all'interno un ciclo che adesso qui lo misuriamo diversamente, però questo praticamente sarebbe il ciclo 3 che finisce qui e non qui. Ok? Per metodo dobbiamo continuare a avere le letture giuste, però guardate, questa è Y. Addirittura mi sa che parte qui. No, parte qui, questa qui. Dobbiamo vedere il minimo è del 13, 7, 6 del 13. 7, 6 del 13. No, 7, 6 del 13. Sì, 7, 6 abbiamo detto. 7, 6 del 13. No, addirittura la Y sarebbe questa. Ancora meglio perché se parte qui ci sta con i tempi, guardate, 42. Quindi la Y è questa e non questa, quindi mi sono sbagliato un attimino. Quindi questa qui praticamente è la Y. Ci sta però con i tempi. Cosa
com'è questa analisi qui? Adesso per chi... Fatemi bere qualcosa. Allora, per chi entra in un webinar del genere e si sente parlare di cicli, va in palla, giusto? Perché non sono semplici. Proprio per quello ho detto che il metodo fascia nasconde l'analisi ciclica ed è più semplice. Però adesso ritorniamo a noi. Se io vado a rivedere i cicli H1 e non ne capisco niente, alla fine arrivo a capire che però qui mi parte qualcosa e poi vado a vedere, sono allineato con l'H1 del stellina d'oro, che questo è l'1. Allora ci sta che se qui parte un nuovo ciclo, mi pare anche sull'H4 un nuovo ciclo, H4, qui mi parte qualcosa. Quindi in ogni caso tengo d'occhio la situazione e per me sull'H1 da qui mi parte una nuova distribuzione. Ci starebbe anche altre analisi, tutto il resto. Ora penso che è meglio guardarla sotto questo punto di vista. Ok, poi perché la stellina d'oro mi parte a rialzo? Qui lo vediamo sul dinamico. Allora, qui abbiamo avuto la giornata di ieri, che la andiamo a vedere sul daily, con questa candela qui che a fine corsa scende su questo minimo qui, fa un nuovo minimo, però ritorna su, quindi molto simile all'euro-dollaro con la candela daily di ieri, che cerca di andare giù. Addirittura da qui addirittura va giù per poi ritornare su in questa zona qui. Quindi la giornata dell'euro-dollaro ieri è così. La sterlina dollaro, che è la controparte dell'euro-sterlina, che è la controparte della sterlina dollaro, questa candela qui l'ha fatto uguale. Se notate questa candela qui, questa ultima, riguardiamo l'euro-sterlina. Sterlina, dove sei? Non la vedo. Allora, se la facciamo così. Ecco. Messa grafico. Formato neutro. Daily. Questa candela qui è un po' più grande, però ha avuto la stessa, la salita e la discesa. Nella stellina d'oro ha avuto la discesa e la salita un po' più corta, anzi no, sono anche qui 60 pips, di là sono 70 e qualcosa, quindi ci sta. Se adesso continua la salita della stellina d'oro, quindi la stellina d'oro è nel ciclo 1, sta andando a toccare la media a 64, quindi sta partendo una nuova distribuzione, a questo punto penso che sia quasi certa che la sterlina dollaro sale e l'euro sterlina scende, quindi siamo nella parte giusta con l'euro sterlina. Tutto quanto questo deriva che io potrei adesso stare a tradare soltanto l'euro sterlina, perché l'euro dollaro potrebbe anche salire, vuol dire euro dollaro sale, dollaro debole sale la sterlina dollaro, sterlina forte, euro sterlina in discesa. Il cambio della candela 11 minuti fa, primi 11 minuti della candela H1, guardate, andiamo a dire 5 minuti, ha cercato, guardate, qui ha cambiato la candela con questa zona qui, dopo aver chiuso la candela qui, gli ultimi 5 minuti della candela precedente, qui apre la candela nuova e scende. Quindi siamo di nuovo nella dirittura di chiusura ciclo. Non vedo forza, vedo solo debolezza. Ok? Quindi potrebbe essere la giornata giusta per continuare il trend ribassista. Quindi mi vado sempre ad analizzare questa situazione qui, perché se questa veramente è una parte forte, che la vediamo che è forte, perché ci ha provato anche qui a scendere, non ce l'ha fatta. Ci ha provato anche qui a scendere, non ce l'ha fatta. Però non vedo all'interno di queste, da qui, tutto questo verde, non vedo qui. Da qui in poi non vedo niente, però questa è la prima candela rossa a cui attribuisco un po' di forza. Guardate, questa candela rossa c'è una spike qui, non c'è niente. Verde, una rossa fino a fine, niente. Verde, questa potrebbe essere interessante. Martellino,
Ok? Qui cerca di rompere, non ce la fa a continuare, torna su. Di nuovo un'altra candela un po' strana, una rossa non ce la fa, torna su, però questa candela qui ha un corpo bello pieno e ha una spike. Quindi a questo punto, tra questa che non mi piace, questa che non mi piace, questa che non mi piace, l'unica che è interessante da capire come di bassista è questa qui. Quindi una rottura di questa zona qui potrebbe portare una cosa del genere. Una pausa. Microfono. Eccoci qua, bene. Ok, perfetto, tu mi dai qualcosa? Ok, quindi è chiara questa situazione per l'euro sterlina. Penso che sia da metodo la cosa migliore da tradare ultimamente. Sebbene l'ho detto sia a Milano, l'ho detto anche lunedì, non sono tanto convinto di guardate la sterlina dollaro come comincia a salire. L'euro dollaro, l'euro sterlina continua la discesa. Non sono tanto convinto di continuare a tradare l'euro sterlina, me la voglio anche togliere, però è l'unica che mi dà un vero impatto del trading, sia sul metodo fascia con altre strategie magari pure, però il metodo fascia è quello che sto usando e mi sta dando delle soddisfazioni. Allora, il target per l'euro dollaro è il pivot, ormai non lo facciamo più. Andiamo a vedere i segnali long quali sono qui. No, non sarebbe questo. Allora, questo è un classico, così vi spiego anche questa dinamica. Questo è un classico segnale che ormai va, diciamo, a finire. Perché? Bah, niente, niente. Cioè, veramente, basta venderla l'euro sterlina, eh? Basta vendere l'euro sterlina. È inutile. L'euro sterlina basta venderla, guardate. Sta proprio accelerando. Tra un po' accelera. Da dove sono entrato sta già pagando 4 pips. H1 ha rotto la candela precedente, si sta avvicinando a mangiarsi tutta questa salita del pre-borsa, che sono solo 10 pips, però se arriva qui abbiamo anche l'open price. L'open price è questa candela qui. Da questa zona qui siamo praticamente 4, 3 pips e 1,7 dall'open price. Va bene. Euro-dollaro. Questo è un segnale long. Metodo fascia, un segnale long alle 19 di sera di ieri. A cui non attribuisco l'orario, può anche andare bene per carità, però non attribuisco un segnale in cui la mancanza di volatilità non c'è. Ok? Poi derivo da questa spike, vabbè, non importa. Qui c'è un segnale long. Questo segnale long comunque rimane tutte le volte che lo dà, ok, tra di notte, e poi lo dà di nuovo con questa candela qui. Perché non lo posso fare questo segnale qui? Dai, chi è che mi sa rispondere? Perché non lo posso più fare? Ve lo dico io. Non ha avuto nessuna espansione subito. Si porta durante la notte laterale, torna qui nell'ora, diciamo, buona per fare trading e abbiamo però già una sessione di statistica di verdi. Ok? Qui abbiamo il 15, regola del 15 vale qui. Vediamo chi è che mi risponde. Vale la regola del 15 dopo una situazione del genere? Mauro, dai, vediamo se te la ricordi. Gianzi, vediamo se te la ricordi. Giuseppe, dai, dimmi. La regola del 15. Vladi, no, perché non va? Bravo, Vladi, mi fa piacere che hai risposto tu per primo. Mi fa piacere. Perché non va la regola del 15 in questo caso? Lo dico io, dai. Perché non ha ancora avuto la regola del 15, va bene soltanto se siamo in trend. Se siamo in, cioè, allora se io avessi avuto, capite che non è una cosa logica, cioè il metodo è logico. Qui avrei avuto una situazione del genere e poi qui la lateralità, quindi qui avrei avuto, diciamo, 15 candele, però ho un trend rialzista, allora posso farmi sul breakout della lateralità un altro segnale long. Questo ci sta.
Però dopo questa zona qui, che sono già in lateralità, andare a prendermi sulla regola del 15, che mi pare più o meno in questa zona qui, un altro long, no. Posso attribuire a questa situazione un long fino al pivot. Questa è l'unica cosa, infatti il pivot è il target che l'ho detto anche prima. Però sopra il pivot io non ci andrei. Poi tutto è possibile, l'euro dollaro lo sappiamo, abbiamo visto che sui cicli qui parte qualcosa, quindi può essere anche un ciclo 1, quindi toccare anche la 48, che ne sai. Tutta questa espansione qui, ok, che andiamo ad attribuire con questa espansione qui una chiusura, non so, siamo in trend ribassista, io starei attento a tradarla, magari tradare dal pivot, se tutto ci permette, minimo di Gauss, soluzione long, purtroppo non l'abbiamo fatta, ma questo era il long da fare, vedete? Adesso sta andando a cercare il massimo di Gauss, quindi qui c'è il pivot. Okay, quindi non lo trado, non tengo ancora, non ho l'idea per tradare l'euro dollaro. Quindi questo l'abbiamo spiegato sui 5 minuti sul daily. Abbiamo questa situazione qui dal pivot, dal 50% di Fibonacci. Adesso questo Fibonacci qui non ci serve più, lo cancelliamo, togliamo un po' di roba. Andiamo a vedere come sono messe le distribuzioni cicliche. Qui è finita il ciclo, abbiamo detto, andiamo a vedere dove finisce. Finisce qui, è uguale, non mi interessa, lo rimettiamo qui, da qui mi parte una nuova distribuzione, arriva in questa zona qui, classica analisi tecnica, comincia a scendere, quindi siamo sotto il 50% di questa zona, siamo diventati ribassisti, non lo so, starei attento, andrei a vedere però sul metodo fascia automatico. Che sta pagando. Ok, partire dei conti in automatico con 10.000 euro. Le prime due operazioni sono andate male e mi è dispiaciuto tanto perché è difficile, cioè trovare un falso segnale è possibile, giusto? Trovare, far partire un robot con un falso segnale è possibile, però è veramente statisticamente, vorrei usare la parola veramente sfortunato perché proprio partire nel momento dove fa un falso segnale, qual era? Fammi vedere. Era questo, forse? Sì, eccolo qui. Guardate, i segnali sono questi. Due falsi segnali. Uno parte qui. Vabbè, questo riesce a chiudere qualcosina perché, vabbè, 50 pips più o meno è una condizione di 5 operazioni, mezzo sono 100 pips, ne chiude la metà, va bene. Poi qui, parte qui un segnale ribassista in questa zona. Ne chiude una sola, tutto il resto le chiude in perdita perché si gira qui. Si gira qui rialzista, guardate. Due fasi segnali nel tempo. Questo magari potrebbe essere per chi penso per te, Vladi. Mi pare che sia anche tu uno che è partito con questa situazione del fascia. Me lo confermi? Cioè, io ho tante cose in testa, però mi pare che anche tu sia partito con il fascia, giusto? Allora, assolutamente i templi. Proprio per questo, perché guarda, così hai la spiegazione in tempo reale perché io credo ancora a questa situazione. Guarda qui. Qui parte e qui, vabbè, la segno diversamente così si vede meglio. Guarda. Ok, qui. Dovrebbe essere un segnale ribassista, guarda caso, entra ribassista, riesce a chiudere neanche un'operazione, non so se l'ha chiusa uno, e poi riparte il rialzo e qui si gira long. Quindi si gira long, producendo logicamente in questa fase qui un falso segnale, quindi una fase negativa. In questo caso qui, poi devo dirti la verità che il primo settaggio non ha raddoppiato, non mi chiedere perché, sto controllando, però dai, i test sembra tutto ok. Adesso non so se è il conto tuo o sul conto di altri. In questa situazione qui mi parte un segnale long in questa zona qui. Riesce forse a chiudere un'operazione, poi il resto vedi che non ci arriva più, non va più in alto, mi chiude qui in negativo di 100 pips. Okay? Qui invece mi parte con un segnale short, non riesce ad andare sopra e continua la fase. Già qui ha chiuso 3 operazioni, con la giornata di ieri ha chiuso 4 operazioni. Forse anche tutte e 5, mi dice che ce ne rimane una sola aperta, quindi sta recuperando. Ok?
Adesso, quando comincerà a girare l'operazione, quindi te lo spiego, lo vedi che sei stato a Milano, quindi penso che l'hai capito, ma se da qui è entrato, mettiamo il caso che il target è 20 punti, mi pare, se non ricordo bene, comunque chiude queste quattro operazioni, quindi ne chiude una, due, tre, quattro, dovrebbe chiudere ancora la quinta che è qui, per farti un esempio. Se questa, adesso non mi ricordo le dinamiche di come è splittata nel caso tuo, non mi ricordo, però per conto che se questa qui è il 60-70%, o il 60%, questa sarà più grande, quindi la prima l'ha già chiusa. Rimane l'ultima, che è veramente la più piccolina, diciamo che facciamo conto che sia un 002, questo 002, anche se poi mi si chiude in negativo, con questa l'ho già comprato, l'ho già pagato con queste qui, quindi anche questo qui, l'ultima, può succedere che si chiude negativo, ma lo stesso chiude in positivo questa sessione. Se comunque è, visto che abbiamo questo e questo come falso segnale, quindi delle perdite, l'equity è scesa, fino a quando l'equity non è arrivata sopra al punto che abbiamo visto maggiore, quindi il punto iniziale, il robot continua a lavorare doppio, quindi lavorerà doppio e anche dopo aver chiuso questo in positivo continua a farmi le size doppie. Ok, quindi non ti preoccupare per il momento. Allora, l'euro sterlina dollaro sta per rompere. Sì, ci sta che sta per rompere la sterlina dollaro perché, caro Mauro, andiamo a vedere qui, vediamo che rialzo questo è il metodo fascia, però andiamo a vedere subito il metodo fascia automatico. Allora, sterlina dollaro sta per rompere, eccola qui. Abbiamo un segnale alle 17 qui. Pullback, zona del pivot. Vedete che qui la situazione è diversa? Allora, bello, bello, Mauro, che questa carica che abbiamo interiore, noi Treda, ok? È che abbiamo l'entusiasmo. È come quando il bambino, il giocatore di calcio bambino, anche se gioca un'amichevole al campetto dello sportivo del paese, ha molta più adrenalina di un giocatore che sta giocando una partita del campionato mondiale. Ok? Io posso immaginarmi una cosa del genere, proprio perché gli occhi del bambino sono diversi. Lui quello che pensa nel momento è solo veramente dare il meglio di se stessi. Noi torniamo bambini come i Treda, perché siamo esaltati da tante cose. Se io vado a fare il paragone qui dell'euro-dollaro con questa situazione long qui e abbiamo il pivot sopra, non lo posso fare il long. Però se vado qui, dov'era? Qui, vado qui e ho la stessa situazione qui anche alle 18, 17 di sera nell'euro-dollaro alle 19, quindi avrei il segnale long questa zona qui, non lo faccio, non lo faccio qui perché ormai è tardi. Però vado a vedere le candele dopo. La regola del 15 qui vale? Andiamo a vedere. Prima cosa, devo vedere che abbia già pagato 20 pips. Ne ha pagati 26. Quindi se pagando qui 26 mi torna giù, sono sopra la lateralità, la regola del 15. Guardate che bello, in tempo reale spiegata la regola del 15 con un segnale. 15 è questa candela qui. Breakout di questa qui è un segnale long. Sterlina dollaro long, guardate in tempo reale. Poi, se non vi piace il 15, cercatevi una soluzione. Guardate il 17, cioè non è che io ho messo 15 perché statisticamente è la candela che secondo me ha un'importanza statisticamente. Però qui 15, questo è un segnale long, la regola di 15 che lo posso fare. Invece, sull'euro dollaro, il segnale 15 non va bene. Ok. Allora, cosa mi ha mandato? Mi ha mandato una foto. Fammela vedere. Ah, esatto, perfettamente. Ma questo non è. Che cos'è questa? Che cos'è che mi hai mandato, Vladi? Che cos'è questa? Sapresti dire? Ah, un segnale Island. Ah, sì, il segnale Island che continua. Ma l'Island è un indicatore
uno dei miei vecchi indicatori, ma assolutamente per il lungo termine. Io ho tantissimi clienti che usano questo indicatore, più che altro sono gli appassionati del long term, cioè del lungo termine, perché è un segnale veramente tranquillo statisticamente. Poi ho aggiunto un video molto bello, Vladis, se lo vuoi cercare sul blog, si chiama l'indicatore Island e i suoi filtri, una cosa del genere. Comunque scrivi Island, ti vengono fuori tutti i video, troverai dove c'è scritto filtri e ti studi quella un'oretta, un'ora e mezza di lezione per il metodo Island. Ecco qui la sterlina dollaro sarà veramente da comprare, adesso non la compro perché sto lo sterlina abbastanza pesante, ecco qui. Però trovai a vedere e lo scopri ancora meglio, perché l'Island sull'euro sterlina è fantastico, veramente fantastico. Sto guardando quello che mi hai fatto vedere. Segnale è tu stai vendendo, però stai vendendo su un segnale rialzista. Non ho capito perché me lo fai vedere, però. Perché l'Island praticamente in questa situazione qui possiamo andarlo a vedere. Adesso andiamo a dargli un occhio. Volevo vedere soltanto con voi se è già l'ora di maturazione dei trade, di chiudere qualcosina. Che ne dite? La distribuzione ancora continua, l'entrata. Io i primi 2 minuti del webinar mi sono concentrato a spiegare questo segnale. Adesso siamo a 6 pips, ok? Un segnale a 5 minuti che ha pagato già 6 pips qui, però il segnale vero e proprio era questo, stava pagando 8 pips a 7. Nelle candele H1 sta arrivando sull'open price e come già detto potrebbe continuare da modello price action la rottura. Andiamo a vedere l'island, vediamo se ce l'ho qui già formato. No, allora dobbiamo tornare qui, me lo vado a studiare subito. Una posizione della sterlina dollaro che era andata in positivo di 250 euro, posizione da lotto di 25 pips praticamente, poi è andata in negativo di 5-600 euro, adesso di nuovo in negativo di 150. Immaginate che movimento che ha fatto la sterlina contraria proprio. Allora, andiamo a vedere l'euro sterlina sull'Island, forse ce l'ho già fruttata da qualche parte. 4 ore, 4 ore, 4 ore, 4 ore, 4 ore, 4 ore, 4 ore. No, vediamo se ce l'ho qui nel formato. Ecco qui l'Island. Allora basta fare così. Di nuovo andiamo a prendere la stellina, quella qui, grafico, e poi formato Island. 4 ore, se no non funziona. Oh ragazzi, che bello! Guardate che bello l'euro sterlino. Guardate che bello perché tutta la candela H4, adesso voi non vedete, ma vi faccio vedere una cosettina perché, vi ripeto, è soltanto a scopo di dare un po' di input a tutti. Questa è la sterlina dollaro, tutto il resto sono euro sterlina. Guardate, con questa discesa qui, questo conto qui deve guadagnare più o meno con queste operazioni qui i 3.000 euro in su. Quindi è costruito per questa operatività qui, è costruita per guadagnare 3.000 euro. Dai 2005 incomincio a occuparmi di chiudere operazioni. Vedete come sta veloce? Sono tutte posizioni da un lotto, le vediamo qui dalla commissione. Questa qui della sterlina dollaro aveva già guadagnato 250-300 euro, poi è andata in perdita di 500-600-700 euro, poi adesso ritornare a 60 euro. È una correlazione, io non posso incominciare a sparare tutte le operazioni long sulla sterlina dollaro adesso, perché sennò metterei in overfitting nel conto, perché è chiaro che occupato con sterlina dollaro in long e euro sterlina in short è la stessa cosa, è come se tradassi l'euro dollaro e il dollaro franco svizzero. Quindi guardate com'è veloce, 300, è già arrivato a 500, poi arriva di nuovo a 100, poi può andare anche un po' in negativo, sono cose pesanti. Queste sono le ultime due che ho fatto di oggi, infatti non c'è lo swap. Ok, solo per darvi un po' di input, di coraggio, non troppo coraggio, non come Silvia che a un certo punto ha sparato tante operazioni, però insomma un po' di input positivo per chi fa trading, no?
Ok, poi la sterlina e l'euro sterlina che mi hai mandato tu sui 4 ore nel metodo Island, il segnale long, questo era un segnale short in questa zona qui, però segnale short qui peccava lo stop loss praticamente qui. Qui aveva dato un segnale long, l'unico segnale long era questo, te lo vado anche a spiegare qui, qui era l'unico segnale long, però il long lo si poteva fare anche sul breakout di questa zona. Ok? Quindi guarda, questo è il segnale long. Qui. Breakout di questa zona qui. Potevi partire qui come potevi anche partire qui. E alla fine guarda quanto sta pagando su 4 ore. Partivi anche da, non da qui, ma da qui. Lo stop loss è sempre la linea rossa. Quindi anche qui magari stava per chiudere, non l'ha fatto. Ancora si portava avanti guadagnando 290 pips. Adesso qui, praticamente quando incomincia a darmi un segnale short qui, quello che sicuramente volevi condividere tu era questo. Vero, Vladi? Che praticamente se incomincia a dare un segnale short qui, abbiamo uno short secco perché non abbiamo fasi di lateralità interessanti da mettere nel livello di supporto. Vedete, questa qui deriva da questa fase di bassista. Qui ho il primo segnale rialzista, però non ho un punto d'appoggio. L'unico breakout della zona dei doppi massimi è questo, se non questo. Però nella fase ribassista, meglio, nella fase rialzista e nella fase ribassista, io non ho zone di lateralità dove dire ok, aspetto che mi vada a toccare questa zona. L'unico punto, diciamo, interessante sarebbe o questa zona qui, che potrebbe essere una zona di pullback, o questa zona qui. Quindi questi sono i classici filtri. Volendo, potrei interessarmi di questo. Allora, questo non mi interessa più perché se il segnale verde è sotto, siamo già sotto questa zona. Questo potrebbe essere interessante da capire. Allora, questo non mi interessa, lo cancello proprio. Il segnale long è la linea verde. Quando mi dai il segnale long, ho anche lo stop loss sulla linea rossa, quindi sono anche automaticamente già coperto da uno stop loss. Se incomincia a scendere, diventa interessante perché, come ha fatto qui, da qui in poi sono con lo stop a pari perché la linea rossa comunque va sopra. Quindi se va sopra la linea rossa io ho lo stop comunque tutti i giorni, io lo allineo sulla linea rossa lo stop loss. Ok? Onde evitare. Certo che quando entri long da questa zona qui e sei in guadagno di 200-340 pips non riesci più a dare. Quello che, cioè, non riesci più, devi chiudere prima o poi perché chiaro che prima o poi ti tocca la rossa, magari anche se poi continua te la tocca. Ok? Bene, niente, questo era sicuramente quello che volevo condividere e mi fa anche piacere. Lo togliamo, così ragioniamo un po'. Ne avevamo doppio, dicevo già, la rossa di là era qui. Bene, torniamo a vedere un attimino cosa sta facendo la stellina dollaro, perché sta ritornando giù. Ah, di poco. No, di pullback, euro dollaro. Tornato al pivot. Ok, allora le cose positive adesso sono l'euro sterlina. Allora, andiamo a vedere un riassunto totale. Qui come siamo messi col conto? 300. Allora, euro sterlina aveva già incominciato a diventare rossa la candela daily sull'open price, che è questo. Vedete, sbatte un pochettino, ci sta. Andiamo a vedere la dinamica dell'H1, metodo fascia, linea blu alta, Gauss, 50% di Gauss era questo, della espansione, da scende, continuerà la discesa, cioè se torna all'interno questo è il target. Ok? Poi euro sterlina, su 5 minuti il segnale era questo, ha pagato 11 pips, se l'intraday io non l'ho ancora chiuso perché per me anche queste entrate qui sono a lungo termine, diciamo intraday, le guardo direttamente su altri time frame. Poi. Va bene, quindi ci sta comunque che continui la discesa. Qui abbiamo la campana gaussiana ancora in chiusura, quindi questo è il minimo che come minimo dovrò andare a ritoccare. Uno. Poi l'euro-dollaro è arrivato al pivot, segnale che non si faceva perché il 15 non arriva da un trend rialzista, quindi ho la lateralità. Non ho lateralità dopo una fase di trend, quindi la regola del 15 qui non vale, anche perché il pivot è appena appena sopra, non va il gioco, non vale la candela. Se
Stessa situazione l'avevamo sull'euro, sulla sterlina dollaro, invece, che dopo la regola del 15, che era questa, noi abbiamo da un trend rialzista, piccolo respiro, e questa è la continuazione. Quindi in questa zona qui io guarderei sul time frame a 5 minuti la possibilità di entrare sull'euro, sulla sterlina dollaro. Punto di pivot, guardate qua a caso, qui va e rimbalza sul pivot, sull'euro dollaro va e rimbalza sul pivot da sotto a sopra. Che poi adesso può rompere, non mi interessa, però la logica deve essere quella giusta. Quindi in questa zona qui, adesso sono qui su 5 minuti. Guardate, questo è il segnale ribassista da candela, non da metodo, perché abbiamo questa spike che viene respinta, però viene respinta dal pivot. Se mi va a rompere questo massimo qui, la regola della candela Pinocchio è contraria, e qui sicuramente entrano rialzisti tanti. In questa potrebbe essere la situazione. Io non entro perché mi tengo piuttosto l'euro sterlina, che mi sta pagando bene e continua la sua discesa. Ok, bene, allora. Va bene, per oggi va bene così, dai, direi. Abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo visto anche il metodo Island in azione, quindi questo potrebbe dare una spinta molto forte al metodo Island se con l'euro sterlina potrebbe veramente pagare di più. Allora, voi vedete adesso questo conto qui. Immaginate se sono 5 operazioni, 6 operazioni, allora 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5 lotti di euro sterlina. Se scendono di 100 pips sono 5.000 euro. Ok? Se mi metto col metodo fascia e riesco a beccare un trend giusto di 250-300 pips, guadagno 10-15 euro. Ok? Bene, io vi ringrazio a tutti della partecipazione. Mauro, se ci sei, ti vorrei chiamare subito dopo il webinar se c'è 5 minuti per me. Ok? Ti vorrei chiedere una cosa. Va bene? Vi ringrazio a tutti della partecipazione, spero che vi porti sempre avanti qualcosina, se i miei webinar vi sono di aiuto, mi fa piacere. Li chiamo adesso webinar, ma sono appuntamenti di trading per confrontare tutto quello che possiamo fare. Ok? Io non riesco a fare oltremodo che presentarmi così. Grazie a tutti, a venerdì mattina 9:30. Ok? Ciao ciao a tutti. Ciao, Mauro, ci sei? Ti chiamo subito. Grazie, ciao ciao ciao.